Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi sono qui con un PR haul, quindi con un video dove vi faccio vedere un pochino tutte le varie cosette che ultimamente mi sono arrivate dalle aziende. Alcune di esse le ho già testate abbondantemente, quindi diciamo che oltre a un video haul sarà anche un video recensione, anche se abbastanza superficiale, però comunque sono tutti prodotti che ho già avuto modo di provare. Allora, inizio subitissimo con Neve Cosmetics, con i suoi mascara per sopracciglia. Lo so che sono arrivata, come si dice da noi, agli spari, quindi alla fine, però ci tenevo comunque a farveli vedere, a dirvi la mia, perché in realtà è un prodotto che sto testando e che mi sta piacendo molto. Allora, ho conservato tutta la confezione PR che mi è stata inviata, appunto perché volevo farci un bel video. Il prodotto si chiama Brow Model, purtroppo è stato in offerta fino a pochi giorni fa, mi dispiace di non essere riuscita a fare il video prima, ma sicuramente avrete avuto modo di vedere quello di tanti miei altri colleghi youtubari. Il Brow Model quindi è un mascara per sopracciglia che viene in 4 colorazioni: Oslo Blonde, London Ash, Roma Brown e Lisboa Black. Allora, ve li faccio vedere, quindi sono 4 colorazioni, il tubetto è molto carino, è anche carino il fatto che abbia questo colore così un po' alternativo, in modo che dentro la trousse si trova molto velocemente. I colori sono questi qui, sono piuttosto chiari, devo dire, non sono scurissimi e abbastanza freddini. Quello che uso io, che porto anche in questo momento, è il Lisboa Ebony, che qui viene chiamato Lisboa Black, qui c'è scritto Lisboa Ebony, ma vabbè. Quindi sto testando questo qui, lo scovolino è molto molto piccolo, come potete vedere. All'interno la pasta è molto spessa, quindi veramente aggiunge della texture alle vostre sopracciglia. Io avevo provato questo qui di Essence, che non mi era piaciuto affatto, anche se a livello di, diciamo, pack e di apparenza sono molto simili. In realtà questo di Essence veramente faceva molto poco. Questo qui di Neve invece, al contrario, ispessisce molto il pelo, lo quasi riveste, diciamo, di questa pasta, e oltre a fissarle le gonfia, quindi se avete pochi peli questo riesce a compensare la mancanza di peluria, diciamo. Gli altri 3 colori ancora non li ho provati, però presumo che la performance sia la stessa, e la cosa divertente è che ci sono dei colori veramente chiarissimi, cioè abbiamo questo che è quasi un beige, dei colori che onestamente un po' mi perplimo, nel senso, vabbè, questo è proprio chiarissimo, è giusto che ci sia anche perché ha le sopracciglia chiarissime, però ecco, mi sembrano dei colori poco sopraccigliosi, diciamo, però sicuramente quando avrò modo di provarli sopra a una cliente, a una modella con questi colori, vi saprò dire sicuramente. Il prezzo di questi prodotti è di 10,90€ e potete trovarli sul sito di nevecosmetics.it oppure nelle bio profumerie, appunto, che rivendono Neve. Poi, un'altra azienda che mi ha mandato delle cose molto molto carine, come sempre, è The Balm, che mi ha stupito con questo pacco pieno di meraviglie, veramente. In primis la nuovissima palette un po' San Valentinosa, perché c'è il nostro amico Matt con la mise da Cupido, e la palette si chiama Meet Matchmaker, sempre questi nomi strani, ed è una palette composta da 12 ombretti che sono già suddivisi per look, diciamo, quindi il claim del prodotto è appunto trova la tua metà, quindi loro hanno diciamo creato questi abbinamenti. Qui c'è un grande specchio con tutti i cuoricini, molto carino, e con questa palette ho realizzato questo look che indosso, di cui poi uscirà un tutorial. Gli ombretti sono veramente pigmentatissimi, burrosissimi, hanno un po' di fallout ma non eccessivamente, sono veramente super super pigmentati, poi li vedrete insomma all'opera,
e la cosa bella è che oltre ad avere i classici colori neutri, hanno anche questi colori anche un po' più vibranti, questo verde, questo viola, e insomma sono veramente dei prodotti ottimi, come sempre, insomma siamo abituati ad amare le palette di The Balm, soprattutto la serie questa Meet Matte, sono sempre sempre ottime. E poi magari a fine video vi faccio qualche swatch e ve lo inserisco. Poi mi hanno mandato un sacco di matite per gli occhi, mi hanno inviato questi 5 colori e sono nello specifico la linea Mr. Bright Long Lasting Eyeliner Pencil, con questo pack stupendo che stringe l'occhio, strizza l'occhio alle vecchie lettere, alla carta da lettere che si usava in tempo di guerra. E i colori che mi hanno inviato sono per l'appunto 5, sono molto molto belli. Ho avuto modo di provare queste matite, quella marrone la indosso adesso, sono delle matite molto precise, molto morbide, che però quando si fissano non vanno più via. Quindi questa è la blu, che è la Seymour Compliments, ve lo faccio vedere velocemente, il tratto è molto preciso, molto fine, e mi sembra che siano leggermente metallizzate, quindi sicuramente la marrone è metallizzata, quella che ho provato anche questa mi sembra che lo sia, questa è la marrone appunto metallizzata, almeno così mi sembra. Poi vabbè, la nera che si chiama Senior Diamonds, la marrone ho dimenticato di dirvi che si chiama Senior Love Letters, sono molto molto pratiche queste matite. Ah, questa è favolosa, questa ha un tratto precisissimo, la nera, e sono molto molto buone, ho provato quella marrone, mi è piaciuta tantissimo, questa è bellissima, pure non vedo l'ora di usarla, si chiama Seymour Romance ed è un prugna. Ah, me l'aspettavo più scura, in realtà è un vero prugna, me l'aspettavo più borgogna, e abbiamo detto che si chiama appunto Seymour Romance. E poi abbiamo anche una matita nude che si chiama Seymour Date Night, che è questa matita color cipria, e questa invece ovviamente è matte. Un'altra cosa che mi hanno inviato che sono rimasta tipo oh! Sono due illuminanti della serie Mary, Bonnie, Cindy in crema. Quindi abbiamo il Mary Lumanizer e il Bonnie Lumanizer in crema. Il Bonnie lo indosso adesso, come potete vedere è strepitoso. Se si chiamano Mary Lumanizer e Bonnie Lumanizer, hanno questo pack a forma di gloss, diciamo. Sono abbondantissimi, guardate quanto è grosso, quanto ce n'è dentro. E sono fenomenali, hanno questo applicatore, guardate che spettacolo, ovviamente poi si sfuma. La cosa che ho adorato, guardate che meraviglia, quando l'ho usato sul viso è che sono visibilissimi, però quasi liquidi, sono impalpabili, non segnano assolutamente i pori, sono perfetti anche per chi ha un po' di imperfezioni e non ama quell'effetto polveroso che si mette nel poro. Guardate il Bonnie Dew che cosa è, sono freschissimi, si asciugano e poi non si muovono, cioè sono inamovibili e mi piacciono tantissimo, assomigliano un po' a quelli di Mulac, però quelli di Mulac sono molto più liquidi e si sfumano un pochettino con più difficoltà, questi invece sono comodissimi da sfumare, veramente. Io adoro questi due prodotti, so che impazzirete, guardate che meraviglia il Bonnie Dew, vi prego comprateveli, sono qualcosa di favoloso, favoloso. Come sempre voi mi chiedete, The Balm mi pare che si trovi su Maquialia, da Gardenia e Limoni, quindi super super reperibili.
Proseguiamo col make up e vi faccio vedere un pacchetto meraviglioso che mi ha mandato Lunatic Cosmetic Labs. Questo pacchetto era previsto che arrivasse per Halloween, però arrivando da Milwaukee, dagli Stati Uniti, purtroppo non è stato così ed è arrivato poco fa, però poco male perché insomma i pacchetti di Lunatic sono sempre meravigliosi. Mi è arrivato all'interno di una bara di cartone, non so se avete visto su Instagram dove posto sempre delle storie dove faccio vedere i nuovi prodotti, e all'interno c'era un biglietto a forma di corpo stupendo e all'interno ancora c'era questo cofanetto che è una specie di portagioie, perché vabbè, a parte il fatto che davanti ha questo disegno di questo demone in sovraimpressione, è una carta tutta morbida, un effetto touch, e poi all'interno abbiamo questo, quindi abbiamo il come dire lo specchio così, con all'interno i prodottini, e quindi è sicuramente bellissimo perché è riutilizzabile, quindi è un packaging diciamo ecologico, perché alla fine potete utilizzarlo per riporre le vostre cose. E l'unica cosa che mi ha un po', non dico deluso perché poi sembra brutto, nel senso un po' dispiaciuto, il fatto che fanno queste spedizioni mega galattiche, sti packaging, una scatola così, 2 mesi di viaggio per poi mandarmi 2 rossetti nuovi e uno che già c'avevo. Nel senso, a me fa piacerissimo, però mi dispiace, cioè, mandate, fate un pacchetto ogni tanto, mandate un po' di cosine, pure per noi, poi se no anche fare le recensioni, fare video è sempre un po' imbarazzante, perché uno difficilmente puoi fare un video o un look con 2 rossetti, no? Per esempio, ecco, nel caso di The Balm ho potuto fare, non dico una full face, ma quasi. In questo modo invece con Lunatic è sempre un po' complicato. Mi dispiace pure perché spendono un sacco di soldi per mandare sti pacchi bellissimi, che però insomma poi alla fine sono un po' sguarniti. Io infatti ho aperto questo pacco che era enorme, ho detto oddio, ci sarà l'ira di Dio dentro, tutte le novità, invece no, però vabbè, ve le faccio vedere lo stesso. All'interno poi c'era Happy Holidays, quindi un biglietto di auguri per Natale e l'anno nuovo. Ah no, prima ho detto Halloween, non intendevo Halloween, intendevo Natale, scusatemi. Quindi era un pacco per Natale, non Halloween, insomma, sarebbe stato un po' troppo a lungo. Wishing you boys and girls and very merry Christmas and happy new year, love the Lunatics. Quindi tutto un gioco di parole appunto sul Natale, sulle feste, eccetera. All'interno un sacco di lustrini natalizi. E poi all'interno abbiamo questi rossetti, 2 rossetti che sono i lip dyes, con scritto DS, in questo modo. Comunque stanno facendo dei pack, questi Lunatic, incredibili. Quindi abbiamo questi teschi in sovraimpressione, così. E all'interno ci sono queste due tinte meravigliose. E anche qui il pack interno è meraviglioso perché è matte, con tappo matte e tutti i teschi sopra, cioè una cosa stupenda. E anche il prodotto all'interno, questo è Lori, è veramente meraviglioso. Io li ho provati, sono fenomenali, sono matte ma sono vellutati, sono velvet, hanno un profumo di chapstick al cocomero fenomenale. Quindi questo è Lori, è un nude leggermente malva, però non troppo freddo. È, secondo me, perfetto veramente per tutti gli incarnati. Asciugano molto velocemente, hanno una texture sottilissima e veramente non li sentite sulle labbra. Quindi al di là del packaging, la cosa bella di Lunatic è che fa sempre veramente dei prodotti performanti. E quest'altro, così, invece è un po' più lavanda, un po' più proprio rosa spento, come direbbe Camilla Milanesi, è un mortaccino, ed è appunto questo color violaceo con sottotono malva, diciamo un grege, quindi più particolare. E poi invece mi hanno mandato la versione, diciamo, limited edition di RPG, che è un loro rossetto, diciamo, abbastanza famoso.
E io non lo sto swatchando, non l'ho aperto perché insomma, diciamo da collezione ce l'ho uguale, quindi magari quando mi deciderò a fare il giveaway questo ve lo metterò tra i premi, anche perché è un colore piuttosto portabile, è un rosa, anche questo con un sottotono leggermente malva, ha un odore favoloso, io sono innamorata di questi rossetti, ne ho diversi loro, purtroppo questo colore già ce l'ho e sono veramente degli ottimi prodotti. Ho ricevuto una parrucca da Donna Love Hair, arrivata in questa bellissima confezione Tiffany. Guardate che meraviglia, con la scritta Enjoy dietro. È arrivata corredata di spazzolina e wig cap. E la parrucca è questa. La vedete già, diciamo, pettinata e senza lace perché l'ho già utilizzata appunto per il look. Questa parrucca è meravigliosa, guardate che capelli sembrano veri. Questa azienda mi ha contattata, mi ha chiesto se volevo realizzare per loro un video. La cosa che mi è piaciuta è che mi hanno chiesto se potevo realizzare un video che non fosse semplicemente uno show and tell, diciamo, ma che fosse funzionale a far vedere un po' la parrucca in azione. Infatti così ho fatto e ho costruito il look interamente intorno a questa parrucca e ne sono molto molto felice. Poi vi lascerò tutti i riferimenti giù nell'info box perché c'è un codice sconto per voi che potrete utilizzare se per caso volesse acquistare la parrucca appunto sul sito Donna Love Hair, questa spazzoletta. Poi queste erano le cose diciamo di beauty. Passando invece alla skincare, vi faccio vedere dei prodotti molto particolari che sto già testando da un po' e che mi stanno piacendo molto. La prima cosa è un oggetto che ho visto un po' discusso sul web ed è la maschera di Aveda, la Wedding Mask. La Tulasara, o Tulasara, non lo so, è ispirata al rituale ayurvedico pre-matrimonio indiano, dove gli sposi vengono trattati con degli unguenti a base di curcuma per schiarire il viso, ha funzione antibatterica, e questa maschera è appunto un concentrato di, non so, un centinaio di ingredienti, atto proprio a ricreare questo rituale di bellezza ricco e sontuoso, appunto tipico dei matrimoni indiani. Il pack, scusate, è così, molto zen, molto essenziale, e all'interno veramente abbiamo una quantità di ingredienti impressionante: burro di karité, olio di jojoba, olio di albicocca, estratto di pomodoro, estratto di patata, polpa di raspberry, aiutatemi, credo che sia il lampone forse, non mi ricordo, olio di mandorle dolci, erba di San Paolo, estratto di liquirizia, estratto di melassa, cetriolo, caffeina, veramente olio di semi di girasole, olio di narciso, vabbè, insomma, una cosa impressionante, veramente una cosa infinita. E il claim dice di utilizzarla sul collo e sul viso prima di andare a letto. In realtà non è una vera e propria maschera, nel senso non è che andate a letto con il pappone sopra, perché la texture è piuttosto sottile, vedete, io l'ho già usata un po', sembra quasi che voi applicate una crema, e quindi diciamo che forse la potremmo definire una crema da massaggio profondo barra maschera, però non è una maschera di quelle che stanno così. Svegliatemi con una pelle luminosa come il giorno del matrimonio ogni giorno. La pelle appare brillante e tonificata, è testata dermatologicamente, non comedogenica, eccetera, eccetera. La cosa più, diciamo, controversa di questa maschera è che per 50 ml costa dai 69 ai 71 euro. Io l'ho ricevuta
da Octoly, cioè l'azienda me l'ha inviata tramite Octoly, che è un'applicazione che se non conoscete vi invito a curiosare di cosa si tratta su internet. È un'azienda che praticamente fa da tramite tra i brand e i content creators. E ho sentito altri youtuber dire che questa maschera, insomma, non fosse buona. Allora, chiaramente io non spenderei mai 70 euro per una maschera, non perché non li valga, ma perché non me lo posso permettere, questo è quanto. La maschera è però eccezionale, fenomenale. Se voi siete dei nerd della skincare, questa maschera è sicuramente un prodotto da provare. È una maschera che veramente schiarisce, questa è la cosa che io ho notato di più, schiarisce moltissimo, richiude un po' le rughe, dà veramente una tonificazione estrema, ha un odore paradisiaco, ne basta veramente pochissima, quindi comunque è uno di quei prodotti che non fate, mettete tutti i giorni, quindi secondo me anche 6 mesi con questa maschera ce li fate. Secondo me è più assurdo spendere 7 euro per una maschera in tessuto piena di glicerina che poi voi gettate via che non 70 per una cosa che vi dura 6 mesi, mettiamola così. Ora, non so gli altri youtuber perché non abbiano apprezzato questa maschera, se ne hanno criticato solo il prezzo o anche il contenuto. Secondo me è un prodotto veramente di livello, è un made in USA. Ringrazio tantissimo l'azienda per avermela inviata e ringrazio anche Octoly per avermi permesso di provare questo prodotto che sicuramente non avrei potuto provare per ovvie ragioni, quindi per il prezzo proibitivo. Quindi, insomma, se vi dovesse capitare, se vi volete fare un regalo oppure se riuscite a reperire un campioncino, assolutamente provatela perché secondo me ve ne innamorerete, ha un profumo naturale di gelsomino, tra l'altro ha degli estratti biologici, gelsomino organico certificato, camomilla, quindi insomma, vabbè, io ve l'ho fatta vedere, poi voi traete le vostre conclusioni. Inoltre, ultimi prodotti che vi voglio far vedere sono sempre per la skincare e sono di Naturactive. Questi li ho presi su Notino. Si tratta di un'azienda polacca che io ho conosciuto su Notino, però hanno anche un sito tutto interamente in italiano. È un'azienda naturale, certificata Natru e ha dei prodotti fotonici. Praticamente ha un'expertise, diciamo, di alta profumeria con degli ingredienti assolutamente naturali. Non sono quei prodotti bio che sono solo una cozzaglia di oli e poco altro, bensì all'interno hanno dei prodotti molto molto strutturati, hanno degli ingredienti estremamente performanti, che non solo sono naturali, ma vanno anche effettivamente a fare qualcosa. Io dico sempre che se uno deve prendere una crema bio che costa 30 euro, che dentro è solo burro di karité e olio di mandorle dolci, tanto vale che ci mettiamo un po' d'olio, no? In faccia e basta. Mentre invece mi hanno colpito tantissimo appunto per la loro ricchezza. Quindi ho preso un siero detto Eco Ampoule 4, praticamente loro hanno tutte queste ampolle che numerano e è un trattamento intensivo per la pelle tendente all'acne. Io purtroppo tendo ad avere molti sfoghi ultimamente, punti neri, impurità, eccetera. Quindi ha proprietà calmanti, rigeneranti, seboregolatrici, antibatteriche e idratanti. È ricco di antiossidanti, omega 3, omega 6, acidi grassi, bioflavonoidi, polisaccaridi, alginiani, penso, sostanze batteriostatiche, sì, sostanze batteriostatiche e seborregolatrici, ipoallergenico. Il claim del prodotto dice che la bardana regola la secrezione di sebo. Ha una funzione antibatterica e depurativa. L'olio di Nian Plung ha proprietà antibatteriche, rigeneranti e riduce le cicatrici da acne.
Poi c'è un estratto di alga che si chiama laminaria o croleuca, che ha proprietà lenitive e che stimolano la guarigione e soprattutto proteggono dalle scottature solari. L'olio di argan, ovviamente, che protegge dai radicali liberi e quindi affina anche le rughe d'espressione. E biofermenti di canola e grano, che hanno un effetto batteriostatico per chi appunto ha tendenza all'acne e per le infezioni. Poi c'è l'acido ialuronico, che è una cosa che mi ha spinto molto a comprare, a prendere questo prodotto, e la vitamina E, naturalmente ovviamente antiossidanti e rigeneranti, e l'acqua di rose che diciamo idrata e tonifica. Quindi è un prodotto che ha sia degli eccipienti, insomma, dei principi molto molto specifici, allo stesso tempo ha anche moltissimi estratti naturali e secondo me è perfetto per chi ha una pelle comunque over 30, diciamo, quindi ha bisogno di proprietà, diciamo, idratanti e anti-age, però allo stesso tempo non può mettere propriamente un prodotto anti-age. Quindi veramente lo sto provando da qualche giorno, mi sta piacendo moltissimo, non secca assolutamente, ma idrata e pur idratando non unge. Quindi è veramente un ottimo prodotto, in tutto ciò che ve l'ho fatto vedere. Eccolo qua, è proprio il classico siero, l'ampolla è di vetro, non ha odore, ha solamente un odore erbaceo, sa di grano, non ha un odore buonissimo, un odore molto verde, però insomma diciamo che è una cosa sopportabile. Ovviamente è privo di derivati del petrolio, silicone, propilene glicol, PEG, conservanti e tutto quanto, quindi è perfetto anche se avete delle allergie in tal senso. E poi, sempre della stessa serie, ho preso il tonico, il tonico, diciamo, smoothing lisciante, ha all'interno acqua di rose, acqua di rosmarino, acqua di lavanda, estratti di piante acquatiche maruna, che sono ricche di ingredienti attivi che restituiscono alla pelle il suo pH, quindi anche questa è una cosa che mi è piaciuta molto, calmano le irritazioni e i rossori e hanno proprietà antinfiammatorie. È da usare tutti i giorni dopo il lavaggio con acqua del viso e anche dopo aver tolto il make-up con il latte detergente. La composizione quindi prevede la presenza di acqua di rose che appunto lenisce, l'acqua di rosmarino che ha proprietà antibatteriche, antisettiche, antinfiammatorie, l'acqua di lavanda che calma le irritazioni e questa Mayweed Sea, che è un'alga, diciamo un estratto marino, credo, che calma le irritazioni, gli eritemi e i rossori. La cosa, insomma, solo il punctum dolens di questi prodotti è che costano un botto, ovviamente. Questo tonico costa 20 euro per 200 ml di prodotto su notino, sul loro sito l'ho visto a, mi sembra, di più, e questa ampolla costa 46,30 euro. Però diciamo che sono prodotti che se usati con parsimonia durano parecchio, quindi insomma diciamo che se può fa una volta ogni tanto. Bene, questi erano tutti i prodotti che ho preso ultimamente, che mi sono stati inviati dalle aziende, che ovviamente ringrazio per sempre darmi la possibilità di provare nuovi prodotti. Io spero che il video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto. Se così è stato, fatemelo sapere tramite un pollice in su e se vi va iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi video. Io vi mando un bacione e vi aspetto al prossimo video. Ciao!